espletare il lavoro sul training di introduzione, è fondamentale esercitare almeno un'azione fisica per ognuna delle tre grandi dimensioni: energia, concentrazione e dinamica. Le tre dimensioni nella esecuzione dell'azione sono inseparabili, tuttavia si può scegliere di eseguirne una come vettore. È uno di quei casi in cui l'allievo ha scelto di partire dalla concentrazione ed eseguendo l'azione però comprende anche la dinamica e l'energia. Il volto dell'attore è sempre in una posizione di controllo del punto d'orizzonte della linea. Questa per esempio è un'azione che privilegia l'esercizio dell'energia come vettore. L'allievo parte in questo caso un corpo organico in limite e ne stabilisce la distanza. Nel momento in cui si distacca dal corpo, il contatto, il distacco, rimane una concentrazione assoluta del campo oculare nei confronti del corpo organico che rimane fermo. Si stabilisce la distanza che si può sostenere e parte un'azione in due tempi. Sulla dinamica scegliamo il lavoro di cambio di velocità, quindi differenza tra velocità e accelerazione. Qui c'è un'autonomia di lavoro all'inizio, estensione della voce vocalica su questa base, su questa traiettoria, accompagnata correttamente dall'espulsione del diaframma con un gesto verso l'esterno. Stabiliamo dei sistemi di arresto, posizione, ripartenza a velocità accelerata, di passo, sempre nei confronti della posizione dell'orizzonte, viene stesso questo filo ideale di contatto. Bene, vediamo il disequilibrio. Sulle dinamiche facciamo un esempio di attitudine all'improvvisazione. Cominciate a assaggiare l'esperienza dell'interno dello spazio, cambiando la dinamica e tipo di attitudine motoria. Inseriamo due oggetti che possono essere solamente indicativi. Ricordate sempre che più che l'aspetto creativo dell'azione è l'aspetto fisico, cioè quello che voi potete sostenere fisicamente. Sì, il suono è onomatopeico. Sì, bene. Bene, liscio. Sasso. Attenti alla soluzione ritmica, che deve essere sempre dove? Quello che fate. Bene. Sì? Bene. Dove? 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 Oh! Dove? Oh! Dove? Oh! Via, via Gloria. Il gesto viene inserito dopo i primi due passi, posizione, diamo un filo di voce sull'espiro con la O, via il filo di voce, via la dinamica, via il movimento. Per finire questo lavoro che si chiama appunto preespressivo, come abbiamo visto, o training di base, assegnerei ad ognuno di voi un ideale binario, chiamiamolo così, nel senso che nel vuoto dello spazio avete come traiettoria possibile solo una linea retta, affidandole ad elementi possibili anche
di improvvisazione, se vogliamo, no? Ma che sono come sempre codificati, contenuti nella precisione della direzione che state prendendo e dell'equilibrio che deve avere il corpo. Adesso facciamo la verifica del lavoro con la maschera neutra. Naturalmente in questa esposizione è un'accelerazione dei tempi, perché solitamente la maschera dopo almeno 6 mesi di lavoro viene data all'allievo, ma essendo uno stage dimostrativo, l'obiettivo è quello di verificare se la qualità di energia e di dinamica del corpo rimane costante e quindi è potenzialmente espressiva anche con l'annientamento dei caratteri del volto. Se avete seguito correttamente le azioni precedenti, nel senso che ne avete seguito solo il valore fisico e per quanto fosse fisicamente sostenibile, il calzare adesso la maschera non comporta differenze o scarti di sorta rispetto a prima. Anche l'espiro va dichiarato e l'espiro tendenzialmente diventa suono anche se il volto è coperto dalla maschera, c'è un foro all'altezza della bocca che consente l'espulsione. Se la condizione si assesta in uno stato troppo di quiete, qualcuno deve prendere l'iniziativa di dare più impulso a tutta la dinamica. Respiro, è stato fisico quotidiano, andate pure la parte.